Hello everyone! Ragazzi, oggi ho un ospite speciale, Daniel. Lui è un mio amico che vive a Roma, che non vuole fare questo video, ma io glielo chiedo da mesi perché la sua vita è davvero particolare. Ha vissuto in un sacco di posti, parla tantissime lingue, vive a Roma da un bel po' di anni adesso e quindi secondo me tu sei perfetto per questo canale e ci puoi dare il tuo punto di vista. Iniziamo! Innanzitutto, ci vuoi dire qualcosa di te? Cioè, te in quali paesi hai vissuto? Allora, sono nato a Canada, però ho vissuto tra Russia e Gran Bretagna prima di trasferirmi qui. Canada, Russia e Gran Bretagna, in quali città vivevi? In Toronto, di cui non mi ricordo niente, perché poi sono partito a 4 anni a vivere ad Edimburgo, successivamente Mosca e Edimburgo ancora. Mosca e Edimburgo, è Roma. Quante lingue parli? Direi che 2 e mezzo. Sto imparando ancora l'italiano, però russo e inglese. Seriamente, russo, inglese, italiano. Dai Daniel, su, è bravo in italiano. Quando hai deciso di trasferirti a Roma? Ho terminato la scuola ad Edimburgo, 2019, era l'estate 2019. Effettivamente pensavo cosa fare, non volevo rimanere in Scozia. Ma nel frattempo stavo studiando italiano, quindi mi sono ritrovato qui e ho realizzato che effettivamente potrei vivere a Roma. Quando tu dici ho finito la scuola e ho deciso di trasferirmi a Roma, vogliamo dire quanti anni avevi? 17. 17 anni. E tu sei venuto con la famiglia? No. Se, mi interessa questa cosa perché ci vuole coraggio. Tu però hai detto che quando ti sei trasferito a Roma è perché già stavi studiando l'italiano. Quindi perché studiavi l'italiano? Era una scelta che è successa quasi a caso. Non avevo un piano di studiare italiano tutta la mia vita. Però nel sistema scolastico in Scozia uno sceglie le loro materie sotto alcuni vincoli. Non si può scegliere a caso. E c'era effettivamente una scelta che dovevo fare tra una lista di materie che non mi interessavano, non mi ricordo, economia, finanze, eccetera, eccetera, e l'italiano, quindi... Quindi Scozia, ragazzi, c'è la possibilità di studiare l'italiano al liceo? Sì. No, non lo sapevo, io non me l'aspettavo. Pensavo che si studiasse lo spagnolo, il tedesco o il francese. Si può fare anche spagnolo, tedesco e francese, però non mi ricordo, anche cinese, russo magari anche. Tu stavi studiando l'italiano, poi immagino tu sia venuto in Italia anche in avanscoperta, no? Oppure hai deciso così di trasferirti in Italia senza esserci mai stato? Ho trascorso qualche vacanza in Italia prima, ho avuto anche l'opportunità di parlare italiano in Italia, quindi conoscevo l'ambiente ad un livello minimo necessario per poter stabilirmi qui. Io so che per esempio adesso la tua famiglia è in Francia, ma tu non hai scelto di seguirli, tu hai scelto di venire qui. Quindi passiamo alla parte un po' più juicy del video, quella che interessa a tutti noi italiani, che ci piace un pochetto riflettere sul nostro paese. Quali sono delle cose che ti piacciono? Iniziamo dalle cose positive. Quali sono le cose che ti piacciono dell'Italia, che ti hanno convinto a trasferirti in Italia ormai a Roma anni fa e che ti convincono tuttora a rimanere? Una cosa che ho notato, quanto è, diciamo, un paese un po' più vero, magari... A specie a Roma, si vede che, passando dall'Edimburgo, si vede che Roma è in un certo senso senza facciata. Cioè è un posto che raccoglie tutta questa architettura, arte, diciamo, di importanza mondiale. Ed è posizionata in quell'ambiente incasinato, caotico, e questo confronto mi ha colpito. Mi aveva già espresso questo concetto qualche mese fa e l'ho trovato estremamente pittoresco. Come comunque lui dice, è un caotico, però è bello, funziona, è pittoresca come immagine, mi piace. Trasferendomi dalla Scozia, quello che mi ha colpito quasi subito, come l'Italia era un ambiente, sia dal punto di vista di distanza, ma anche culturalmente, molto simile in un certo senso, ma anche allo stesso tempo abbastanza diverso da quello scozzese. E tutto, ci sono tutti questi colori, le case sono di colori diversi, ci sono i pappagalli fuori dalla finestra. E mi ha sorpreso tantissimo questa cosa, quanto mi sono abituato così velocemente a vivere in questo ambiente esotico. Lo sai che i pappagalli si sono tipo riprodotti negli ultimi anni a Roma, soprattutto? Non c'erano così tanti pappagalli quando ero piccola. Eh sì, mi hanno detto questo quando mi sono trasferito. Tu hai viaggiato un pochino in Italia? Un po' sì, soprattutto quando andavo in vacanza, prima ancora che mi sono trasferito. Dove sei stato finora? Praticamente un po' di tutto, Bologna, Milano, Reggio Calabria, un po' di Sicilia. Genova, so che sei stato a Genova. Anche Genova, sì, però per un giorno.
Quali sono le tue città italiane preferite? Va bene, Roma, perché alla fine è Roma, non... Ci vivi. In un senso completamente diverso Milano. Milano mi sembra molto più avvicinato a quell'Europa centrale, però è una città bella, tu ti senti nel centro del mondo quando sei a Milano. Senti l'energia del business, anch'io lo sento quando sono a Milano ed è una sensazione che ultimamente mi piace molto, devo dire. Tu non ci pensi mai di trasferirti potenzialmente a Milano? Ho pensato diverse volte in realtà di trasferirmi in tante altre città italiane, però sono arrivato alla conclusione che il mio sogno è vivere in campagna prima o poi. Forse in Toscana? In una campagna toscana? Magari. Sei stato in Toscana? Sì, anche a Firenze sono stato. Invece adesso ti faccio una domanda un po' cattivella. C'è un qualcosa, nonostante ti piaccia tanto l'Italia, questa cosa non ti piace? La cosa ovvia è l'organizzazione, la burocrazia. Non c'è tanto da dire quello che è. Però ho notato che Italia è interessante nel senso che, molto diversamente dalla Gran Bretagna, sembra che il concetto, diciamo, della società, dell'organizzazione, alle sue basi è fatto molto bene. Tipo la struttura politica, proprio come la Costituzione, ed anche l'organizzazione in generale in Italia è così. L'idea chiave alle basi è pensata. E poi alla fine, man mano che si guarda alle cose un po' più particolari, ai singoli problemi e come vengono affrontati, diciamo, quella qualità decade un po'. Si arriva a quel casino generale che dietro di sé nasconde un sistema, cioè, abbastanza rigida. Ma ti posso fare qualche domanda a bruciapelo? Ok. Qual è il tuo piatto italiano preferito? Non so se è un piatto brutto da nominare, però mi piace un sacco quella pasta con l'astice. Qual è la tua parola italiana preferita? Una parola che, diciamo, che mi piace e infastidisce allo stesso tempo è abbastanza, perché è talmente lungo per il suo scopo. Mi fa ridere ogni volta quando qualcuno lo dice. È vero, è lunga per dire, tipo, che ne so, yeah, pretty. Qual è il tuo liquore, quindi calcolando tutto tra vini, birre, liquori, amari, cose, italiano preferito? In verità tutti questi anni in Italia mi hanno creato un po' una dipendenza dell'amaro. L'amaro? Sì. È vero, mi fa ridere che l'amaro. E il vino non tanto, ma l'amaro sì. Sì. Una domanda un po' più difficile, nel senso, cosa pensi degli italiani? Cioè, gli italiani come persone? Li vedi anche nella tua esperienza in Francia o a Edimburgo o in Canada? Secondo te gli italiani sono amichevoli? Diciamo, in verità sono un po' come anche l'Italia stessa, sono così, senza facciata, sono molto... cioè, reale. E anche sono amichevoli, infatti sono bravi ad introdurre se stessi. Mi è scioccato quanto è facile fare amicizie in Italia quando loro sono quelli ad introdursi e non io, e dicono le cose così com'erano, che è una cosa che mi ha colpito dopo avermi trasferito dalla Scozia, che le persone sono oneste da subito. Questa è una cosa che io notavo spesso, nel senso, non è sempre così, però l'italiano di solito lo capisci se sta passando una bella giornata o una brutta giornata, non cerca di mascherare troppo. Poi io lo sai, ho vissuto in Giappone, quindi il Giappone è un po' l'opposto, dove le emozioni davvero si nascondono tanto, quindi quando sono tornata in Italia io l'ho vista lampante questa cosa. Se l'italiano gira, lo vedi super giù. Certo, dipende sempre dal contesto. Però molte persone che guardano il mio canale non sono italiane, ma pensano di potenzialmente venire a vivere in Italia. C'è un consiglio che vorresti dargli? Va bene, una mio errore che ho fatto, e in un certo senso sto facendo finora, non mi metto abbastanza nella letteratura italiana e guardare il TV italiano e magari vedere i contenuti italiani, perché ho realizzato che a quel passaggio da una buona conoscenza e abilità di esprimersi in italiano ad una conoscenza di italiano vera e propria e l'abilità di parlare come se fossi un italiano è un passaggio difficilissimo e io finora non l'ho affrontato. Se qualcuno vuole trasferirsi in Italia, suggerirei di lavorare quanto prima su raccogliere le frasi e capire come magari gli italiani parlano, perché è facile imparare italiano come l'ho imparato io, esprimere concetti senza particolari difficoltà, ma parlarlo in modo che sembri italiano è una sfida gigante. Anche perché ci sono i dialetti e ci sono gli accenti, quindi è difficile farlo quando tu sei fuori dall'Italia. Io penso che poi venga naturale che quando tu decidi di trasferirti a Torino o a
Firenze o a Cagliari, poi il tuo italiano si modelli anche con il dialetto del posto. Ma già prima di quello, il modo in cui gli italiani strutturano le frasi, il modo in cui si esprimono in generale, al di là di qual è il dialetto, è molto diverso dall'inglese. Bisognerebbe ascoltare soprattutto, perché parlare in modo naturale è difficilissimo. Magari tanti podcast. Sì, tanti podcast, tanti libri. Daniel, grazie mille di aver fatto questa intervista con me. Prego. Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima. Iscrivetevi. Ciao. Sì.